Però, insomma, qualcuno di noi ha il sospetto che sia un po' più di impotenza che di prudenza quella che sta guidando il Premier. In qualche modo, insomma, facciamo veramente fatica a capire che cosa sta andando a chiedere in Europa, questi rapporti molto ambigui con la Turchia, il sultanato di Erdogan che, insomma, perseguita i giornalisti, perseguita le minoranze cristiane in Turchia, occupa parte dell'Europa, Cipro Europa è occupata in parte dalla Turchia, non riconosce il genocidio armeno, alcuni tribunali applicano la Sharia, quindi insomma coincide il diritto islamico con il diritto dello Stato. Ecco, molta ambiguità che, ripeto, più che attendismo e legittima prudenza ci fa percepire una totale impotenza, se non una mancanza di strategia geopolitica globale, dalla Senta. Turchia alla Siria adesso alla Libia. Insomma, vorremmo forse capire qualcosa di più delle strategie del nostro paese in tema di geopolitica. Dispiace anche il rapporto buono che c'era con la Russia, con Putin, ai tempi del suo governo di centrodestra, anche lì le sanzioni alla Russia, invece i milioni di euro alla Turchia che ci ricatta sui profughi o presunti profughi. Un po' di teoria del caos applicata al governo.